Marco Piccat, buongiorno. Buongiorno, buongiorno a tutti. E benvenuto, benvenuto per questa breve conversazione dedicata ad un festival che nascerà fra qualche giorno, le donne, i cavalier, l'arme e gli amori. Parte da queste parole così conosciute, così per molti di noi fortemente scolastiche, ma fortemente piene di sostanza, parte il Festival del Libro Medioevale Antico di Saluzzo dal 22 ottobre, grazie alla collaborazione della Fondazione della CRS, Cassa di Risparmio di Saluzzo, insieme con il Salone Internazionale del Libro, ovviamente, che è una presenza importante nella persona di Marco Pautasso. Marco Piccat, questa nuova realtà culturale che pone l'attenzione su Saluzzo, città del Marchesato, in questi giorni, in queste settimane c'è la mostra Tesori del Marchesato e siamo tutti in prospettiva di Saluzzo Monviso 2024, questa è un'altra realtà importante. Da che cosa nasce questo percorso di storia e di ricerca dedicata al libro antico? Ma essenzialmente devo dire dalla vita di tanti saluzzesi che vivono attualmente, studiano e lavorano in Saluzzo. In questo senso, Saluzzo è una città molto complessa, ma che nel Medioevo come capitale ha avuto alcuni momenti forti. Uno di questi è stata l'attenzione alla cultura che i marchesi di Saluzzo hanno sempre dimostrato, a partire dal 200, quando le prime marchese hanno accolto al castello i poeti provenzali insieme ai signori di Monferrato, ma siamo stati una delle prime corti a far conoscere questa innovazione, questa migrazione culturale del tempo. Ma poi tu pensi che ancora nel 500, per dire che non era solo una cosa della famiglia marchionale, molte case della Saluzzo alta, ma anche della Saluzzo bassa, hanno avuto le facciate affrescate con delle pagine di manoscritti. Non solo la Bibbia, non solo le fatiche di Ercole, ma anche il romanzo della Belle Maghelone, che è stata affrescata nella città bassa. E quindi era un po' come se la città, se la gente vivesse nei manoscritti, perché queste facciate esposte di libri volevano dire che c'era un'attenzione, un amore per quello che era il libro, che continuava e che veniva partecipato. Non era il libro da tenere chiuso nella biblioteca, come poteva essere il caso del bel manoscritto di Thomas Terzo di Saluzzo, che stiamo ospitando qui alla mostra di Tesori del Marchesato, ma era proprio il libro esposto per farlo partecipe a tutti. Un libro fatto di immagini e di testi, perché sin dall'inizio la tradizione saluzzese, la cultura saluzzese, è stata sempre orientata su questa duplicità, che il libro doveva essere una lettura, ma anche una visione, soprattutto per la gente che non aveva la possibilità ancora di leggere, ma poteva capire le immagini. E nel filo di questa storia lunga di Saluzzo medievale, ci sono state tante occasioni su cui fermarsi, è venuta in mente l'idea di puntare su qualche giorno di riflessione su questo tema, proprio perché siamo in visione futura, non di recupero solo del passato, ma noi pensiamo che la cultura e l'attenzione al libro sia una chiave di svolta per una maturazione di tutti che non può mancare. Sabato 23, domenica 24 saranno i due giorni clou a Saluzzo per il Festival del Libro Medioevale Antico di Saluzzo, tra gli ospiti Chiara Frugoni, che è uscita proprio pochi giorni fa con il libro Donne del Medioevo, e poi Marcello Simoni, il concerto di Angelo Branduardi e tanti altri appuntamenti che si possono scoprire sul programma. Le donne, i cavalier, l'arme, gli amori. Certo che queste quattro parole sono fortemente fondanti, Marco Piccat. No, indubbiamente, sono un po', devo dire, la via della medievale per la conoscenza, che i cui pilastri erano, se vogliamo, la cavalleria e la scienza. La cavalleria in quel tempo era intesa come attenzione alla donna, amore per la donna, che permetteva di avvicinare e conoscere le varie realtà del creato, perché poi c'era questa visione fortemente ancora come l'interazione biblica dell'altra parte del cielo. E poi c'è questo motivo della guerra, nel senso della difesa di un territorio che si credeva e si voleva a tutti i costi difendere. Siamo a pieno Medioevo, quindi c'è ancora tutta questa dimensione di tradizione, di forte paura dello straniero, di quello che stava oltre i confini.
è l'insieme di queste parole che crea effettivamente una differenza di sentimenti che però racchiude in poco quello che è proprio l'idea degli interessi medievali. Perché vivere, con chi vivere e che cosa fare mentre sei vivo? Allora ecco che le armi, i cavalieri, le donne, gli amori diventavano un po' l'universo. Non c'erano ancora altri problemi che abbiamo oggi, ma c'erano essenzialmente problemi legati alla vita dell'uomo, di chi si alzava al mattino, guardava il cielo e si metteva a lavorare, certamente avendo in testa, perché l'uomo è sempre stato essere uomo, essere ragionevole, essere pensante, queste altre realtà che facevano parte del suo quotidiano. Quindi la scelta voluta di queste tematiche proprio perché sono tematiche espansive di un modo di vita comune, non era solo il Signore che si poneva questi problemi, ma era veramente una visione condivisa dell'attenzione a queste forme di vita. E prendo proprio spunto, Marco Piccato, da questa visione condivisa dell'uomo, delle persone del Medioevo, perché nella prospettiva del tempo quelle domande, quelle visioni sono anche un po' le visioni e le domande che attraversano l'uomo d'oggi. Ma vogliamo attraversare con Marco Piccato l'immagine guida di questo festival del libro medioevale e antico di Saluzzo. Da dove arriva questa parte di affresco? Ah, quello che messo, ma non lo dico perché voglio, mi piacerebbe che fosse una ricerca sul territorio. Ecco, questo mi piace, non lo diciamo perché facciamo in modo che diventi una passeggiata storica. Anche perché Saluzzo ha molte occasioni di dimostrare affreschi particolari di grande fascino e che giocano sull'importanza del libro. Non lo dico perché secondo me Saluzzo deve essere ancora scoperta. E la guida migliore che possiamo fare è fare in modo che ciascuno sia un po' guida di Saluzzo. E in questo senso non rispondo, ma dico chi cerca trova. E già, sono certo che chi ascolta lo troverà. È già una risposta importante e interessante, ma a proposito di libro, oggi una giornata importante per Saluzzo. Ritorniamo a parlare del già citato libro Le Livre du Chevalier, ed è un libro, una presenza straordinariamente importante questa. Diciamo per un caso astrale, questo libro è uscito dalla Biblioteca Nazionale di Parigi da 600 anni e chiuso in questa, cioè da 600 anni non è per Saluzzo, ma in un tragitto che sta facendo per Roma, con l'importante mostra al Quirinale sull'inferno, abbiamo avuto la possibilità eccezionale di tenerlo per 5 giorni. È un libro stupendo, ovviamente non per nulla la Francia quando organizza una mostra sul gotico internazionale dedica alle Livre du Chevalier la prima sala, perché effettivamente è un libro dove ancora testo, immagini, decorazione secondaria, l'insieme dello scrigno con cui è stato realizzato occupa veramente un posto di primo piano. In questi giorni ho visto molti saluti sfilare davanti alla teca, che resterà aperta fino a domenica sera, lunedì mattina il libro riparte. D'altronde è un libro errante, quindi anche lui deve seguire le tracce del suo proprietario. E l'attenzione di molti era, per molti era la prima volta in cui incontravano faccia a faccia un manoscritto di un lusso estremo, pari a quello dei grandi libri dei principi di Francia, dei signori di Berry, di Orléans, o dello stesso sovrano Carlo VI, che è un libro regale che un saluzzese straniero in terra di Francia si è fatto realizzare per raccontare il suo amore per la nuova moglie che stava per la moglie che voleva riportare qui a Saluzzo. E questo è un grande libro d'amore, ma anche di scienza e di cultura, perché Tommaso voleva lasciare in questo libro tutti gli insegnamenti possibili ai suoi eredi. E quindi racconta fra il fantastico, l'avventuroso, l'allegorico, molti fatti reali. Da quando è stato a Gerusalemme a quando è stato le grandi feste alla corte di Parigi. E chiudiamo questa conversazione con Marco Piccat, dedicata alla festa del libro medioevale antico di Saluzzo, chiedendo al nostro ospite qual è il libro che fa compagnia in questi giorni. Allora, in questi giorni devo dire che ho avuto poco tempo ma diciamo che quello a cui sono più vicino, che ho seguito da ultimo, Diavoli, bestie, gigli e smeraldi, un libro di Giovanni Letta,
sulla natura in Dante. Quest'anno è l'anno di Dante, sono rimasto un po' in ritardo nel seguire tutti i volumi che sono usciti, e questo è un bel libro agile perché permette di leggere Dante in un clima green, come diremmo noi oggi, vale a dire in un clima di natura che racconta anche altro, ma proprio l'immagine scelta della natura per descrivere un mondo è per me quello che dovremmo tenere tutti presenti. Ed è un libro che noi a qualunque età apparteniamo, giustissimo, ed è un libro che noi stiamo leggendo in questi giorni e che racconteremo prossimamente qui nel Posto delle Parole. Intanto grazie Marco Piccat e buon festival. Grazie a voi, grazie e benvenuti e saluto.